Andato, ma questo è il mio outfit da quarantena. Il presidente del Colacons fa un grande passo falso oggi, dopo averne fatti tanti in questi giorni. Questa persona, in un video che ha appena pubblicato su YouTube, ci dà letteralmente dei criminali, a me e mia moglie, udite udite, per aver raccolto 4 milioni e mezzo di euro con cui è stata costruita una terapia intensiva da zero che in questo momento lavora a pieno regime per salvare delle vite. Continua a sostenere che il sito GoFundMe sia associato a noi. Questa persona probabilmente ha vissuto in una caverna per gli ultimi 10 anni, non sa che il sito GoFundMe è una delle piattaforme più utilizzate al mondo per fare donazioni a scopo di filantropia. E sostiene che siano stati loro a togliere la commissione, l'opzione del 10% di mancia. E non lo sa che l'abbiamo fatto noi per primi senza sbandierarlo al vento, parlando personalmente con la piattaforma GoFundMe. Oltretutto sostiene che dalla nostra campagna noi non abbiamo neanche toccato i soldi perché finivano direttamente sul conto dell'ospedale, dovremmo restituire 200.000 euro, ma non sa, o fa finta di non sapere, cerca di diffondere notizie false che a nulla portano di buono rispetto a quello che di buono si stava costruendo per questa emergenza. Fa finta di non sapere che noi 250.000 euro da GoFundMe ce li siamo fatti dare e li abbiamo donati agli ospedali pubblici. Ma come si fa? Ma come si fa? E sono incazzato con me stesso perché io dovrei utilizzare i miei spazi per rendermi utile, per cercare di fare qualcosa di costruttivo e invece sto utilizzando questo spazio per alimentare quello che questo Carlo Rienzi vuole, ovvero visibilità distruttiva. Mangiando sopra le macerie di una tragedia. Attenzione, che questa non è una guerra fra me e il Codacons. Il Codacons sta cercando di bloccare tutte le raccolte fondi su GoFundMe. E ricordo, il Policlinico di Milano, l'Ospedale di Cremona, l'Ospedale di Lodi hanno raccolto fondi su GoFundMe. Tutti gli ospedali d'Italia, ragazzi, hanno le raccolte fondi su GoFundMe. E se passa la proposta del Codacons di bloccare tutte le raccolte fondi, chi ne pagherà le conseguenze? Sono gli ospedali. Questa persona oltretutto sta cercando di minacciarmi e intimidirmi in tutte le maniere possibili, non capendo che con me non funziona. Ha minacciato pretestuosamente in questo momento di mandarmi la guardia di finanza in casa. Signor Rienzi, io ho appena subito un controllo della guardia di finanza. Ho una società che dà da mangiare a 20 persone, pago milioni di euro di tasse e non ho un solo conto all'estero. Sono appena stato acquisito da una società quotata in borsa che garantisce massima trasparenza perché è tutto pubblico. Io sono qua, in tutta la mia trasparenza. Vorrei che lei facesse lo stesso. Cosa facciamo? Comunque, per gli amici del Codacons, se si vogliono rendere utili, martedì vi fornirò tutti i dati di tutti i pazienti che sono in cura presso la struttura che abbiamo finanziato, tra cui un giovane ragazzo di 28 anni che aspetta un trapianto di polmoni. Spero che riusciate a capire che quello che state facendo non solo è pericoloso, ma non serve a un cazzo ad aiutare nessuno se non i vostri interessi.